Tante le domande sui vaccini, ne ho raggruppate strano, non me lo tre. aspettavo. Lo so, è Beh, assolutamente prevedibile. l'ironia era una battuta. Lo so, ma io sono un po' così. Vabbè, Allora, c'è Giuseppe Gramignano, Francesca Petrone e Marco Mirox Milanesi. Li metto insieme perché sostanzialmente chiedono la libertà vaccinale. Questo Marco Mirox Milanesi aggiunge, sapendo di sapere, dice perché lei ha un figlio di 6 mesi che non è ancora vaccinato, perché impone a noi i 60 giorni? i 60 giorni, quali 60 giorni? Io non dico io, come mai i bambini italiani si devono vaccinare a 60 giorni? Allora, c'è un calendario vaccinale che è quasi uguale in tutta Europa, perché è un calendario vaccinale che deriva dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sulla libertà vaccinale, chi ha scritto e sa benissimo cosa c'è scritto nel nostro contratto di governo e sa benissimo, perché chi segue il tema dei vaccini segue tutto, che abbiamo in discussione in questo momento una proposta di legge che abolirà di fatto la legge Lorenzin e che punta a utilizzare l'obbligo ovviamente quando c'è un'evidenza di emergenza epidemica o di cali importanti di coperture vaccinali. Quindi quello che noi abbiamo criticato alla legge Lorenzin è stata, diciamo, come dire, l'esagerazione di passare da zero praticamente a 10 vaccini obbligatori, che era quello che dicevano anche i Novax quando diciamo, protestavano, poi se hanno cambiato idea non lo so, perché loro diciamo, protestavano contro l'esagerazione, quindi non contro i vaccini. Benissimo, quindi diciamo che poi l'obbligo rimane naturalmente nei casi di epidemia. Leggo che dicono che non c'è l'epidemia, l'epidemia di morbillo c'è, ci piacerebbe che non ci fosse, ma purtroppo Beh, c'è. tanto che negli Stati Purtroppo c'è. Uniti sono in stato di emergenza perché hanno un numero di casi che non si è mai No, loro dicono che non verificato. c'è in Italia, cioè non è vero, in Italia c'è e ci sono purtroppo, ci sono stati anche morti per morbillo, molti più morti di morbillo di quanti ce ne sono che loro dicono sui danni da vaccino, quindi è assolutamente, diciamo, importante vaccinare. Io in particolare insisto sul morbillo perché l'epidemia c'è sul morbillo, non Lei dico mica che c'è ha. un'epidemia di poliomielite, non so. Noi diciamo quello che c'è, la verità è che c'è l'epidemia di morbillo. E non si può, diciamo, negare perché i Lei dati, quando era in l'evidenza fa. No, qualcuno lo nega, gravidanza, però diciamo durante la questo è. gravidanza, poi si è vaccinata per la pertosse Certo, io ho pure, fatto perché difterite e quello è. tatanopertosse perché la pertosse è molto pericolosa, specialmente nei neonati e specialmente nei neonati pretermini, anche perché spessissimo la prendono da mamma e papà. Allora, cambiamo argomento.